Siamo a Castel dell'Uovo per una mostra personale del maestro Vittorio Contrada. E siamo in compagnia di Daniela Ricci, che ha curato un po' tutto l'allestimento e i rapporti anche con le istituzioni per realizzare questa mostra. Questa mostra è stata realizzata, curata da me e realizzata grazie all'assessorato alla cultura e al turismo di Napoli. Ringrazio in particolare l'assessore Nino Daniele per avermi dato questa opportunità. E ringrazio l'artista Vittorio Contrada che ha creduto in me per realizzare questa bellissima mostra. Ma sono più piani? La mostra si articola in due piani e in diverse sale. Partendo dal 2017 si arriva poi alla retrospettiva dagli anni 70 agli anni 90. La cosa interessante che mi ha colpito dall'inizio guardando le opere del maestro è stata la sua cifra stilistica, che percorre tutte le 140 opere circa in mostra. C'è questa donna però vista da vari occhi, questa donna che è a volte mamma, a volte amante, a volte lavoratrice, a volte sognatrice, a volte demone. Sì, infatti la donna è il leitmotiv di tutta la mostra, è la figura femminile indagata da più punti di vista, è la donna, diciamo, dell'epoca contemporanea, nei diversi ruoli, che ama, soffre, lavora, indaga, pensa. E la cosa interessante di questa mostra che io ho trovato è proprio questa unicità, questa cifra stilistica che unisce tutte le opere. Dicevamo che le istituzioni del Comune di Napoli, in particolare l'assessorato alla cultura e il turismo del Comune di Napoli, è sempre in prima fila ed è sempre vicino a sostenere queste iniziative. Sì, noi pensiamo che Napoli abbia avuto un ruolo fondamentale nella cultura contemporanea, nell'arte contemporanea, nella sperimentazione dei linguaggi artistici del contemporaneo. Ha avuto grandi nomi, grandi protagonisti, e credo che questo dipenda dal fatto che ha appunto un grande ruolo culturale da sempre come grande capitale della cultura, e quindi tutto questo dà coraggio e linfa ai nostri artisti ad andare oltre, cioè a non fermarsi, a non stare solo con lo sguardo rivolto all'indietro, ma gettare gli occhi e il cuore e provare il proprio talento a immaginare e a darci raffigurazioni del presente che però aprano squarci sul futuro. Mi pare che Napoli proprio in questi ultimi anni sia ritornata alla ribalta e all'interesse un po' di tutto il mondo, parlo del cinema, della moda, della televisione, della fiction. Sì, c'è un fermento culturale a Napoli che ormai è riconosciuto, direi, universalmente in Italia, in Europa. Gran parte dell'immaginario artistico, ma anche per ciò che riguarda le produzioni multimediali, l'arte figurativa, la musica, il teatro, vede protagonista Napoli o grandi napoletani. Ma questo dipende dal fatto che però c'è una città che diffusamente mostra grandi filamenti culturali. Tutti questi nomi anche che hanno avuto successo e di cui siamo orgogliosi come figli di Napoli nascono dal fatto che appunto c'è un tessuto diffuso, un grande fermento, una grande voglia di fare e quindi una grande creatività, e devo dire che questo ci sta dando delle belle soddisfazioni. Assessore, ha visto qualche quadro rappresentante molte donne della vita vissuta quotidiana nell'immaginario del maestro Contrada che più l'ha colpita? Ma devo dire, sono tutti interessanti, questa continuità di ricerca, questo femminile plurale, cioè mantenere il tema della femminilità e attraversarlo da varie angolazioni e punti di vista, mostra una coerenza e anche una capacità di innovazione. Credo questo contraddistingue gli artisti che sanno appunto non smentire se stessi, ma nello stesso tempo non chiudersi in una fissità del proprio lavoro. Un primo viaggio durato 50 anni per andare oltre, ma si può andare oltre la donna? Non si tratta di andare oltre la donna. La donna è viene preso da me perché lo ritengo l'essere più bello
che abbiamo sulla faccia della terra. Noi uomini ci muoviamo in funzione, innanzitutto nasciamo da una donna e già questo è tutto, ma poi c'è un'altra cosa, che comunque quello che abbiamo fatto lo facciamo sempre per sfidare la grandezza della donna, che per natura è artista, perché prolifica, fa nascere degli altri esseri umani, e noi come uomini ci siamo sentiti sempre sottomessi, inferiori, però abbiamo fatto tante cose che creando opere, creando tante cose, che l'umanità è cresciuta molto per l'opera dell'uomo maschio, però la donna ci ha aiutato, ci ha stimolato, ci ha fatto muovere, e quindi rappresentano gli aspetti della vita in genere. La vita in genere, se guardiamo questo quadro, la meditazione, che sono aspetti della vita che tutti i giorni si frequentano. Ecco perché dico andare oltre. Non bisogna fermarsi all'aspetto del quadro in sé per stesso. Si deve andare oltre vedendo l'espressione del viso della donna, che cosa vuole dire, che emozioni ti danno e che cosa ti fanno pensare questi qua. Infatti la donna è rappresentata nelle varie, in più maniere, dalla donna sensuale alla donna casalinga, alla donna madre, alla donna audace, alla donna anche demone, alla donna tentatrice. Certo, ma rappresenta ogni aspetto della vita, c'è sempre la donna, all'origine di tutto c'è sempre la donna. L'uomo è una figura, non dico inferiore, ma dico senza la donna l'uomo non avrebbe ragione di esistere. Parliamo anche di tecniche, maestro Contrada. Lei ha utilizzato, nasce con l'olio. Sì, nasco con l'olio, infatti qua ci sta una sala dove abbiamo fatto una panoramica del passato, dagli anni 68-70 in poi, fino ai giorni d'oggi, e poi abbiamo messo queste opere che sono gli ultimi 3-4 anni della mia pittura. Mi auguro di andare oltre. Ho scelto l'acrilico per ragioni, diciamo, salutari. Salutari. Perché l'olio mi aveva avvelenato e mi aveva fatto nascere dei problemi, e quindi abbiamo scelto questo, però lo tratto come se fosse l'olio e lo rifinisco con la tecnica dell'olio. Cosa ci propone il maestro nei prossimi 50 anni? Grazie per i 50 anni, io credo che comunque nei prossimi anni continuerò a produrre fin quando il Padre Eterno stabilirà quando mi devo fermare o no. Io la mia passione è la pittura, non ne posso fare a meno, devo dipingere. E non dico che ma far star bene? Sì, spiritualmente, mentalmente, anche fisicamente, perché poi è tutto un insieme. Ma comunque ogni opera è dettata da un'idea che poi la concretizzo mettendola in atto con i pennelli e i colori. La forma, i contenuti sono miei, tutto nasce da quello che sono io, può piacere o non piacere, però comunque sono un pittore vero, vero, intendo dire vero, perché è tutto farina del mio sacco. Grazie, maestro. Grazie.